Francesco Gabbani qua su Radio Potenza Centrale, quando siamo nel nostro spazio di salute e benessere con la nostra bella intervista del giovedì. Il gradito ospite in diretta via Skype è Giuseppe Scelsi. Ciao Giuseppe, carissimo, ben ritrovato. Buonasera Ilaria, buonasera a tutti i radioascoltatori, allora, ben trovato. Giuseppe Scelsi, che voi conoscete già bene, il nostro esperto in scienze motorie, oggi per parlare di diversi argomenti, in realtà diverse cosucce, quindi sia dei benefici dell'attività fisica sulla pressione arteriosa e sia di un bel progetto di cui parleremo poi nella seconda parte dell'intervista. Giuseppe, che dici? Certo, sì. Continuiamo il discorso che avevamo fatto nella scorsa puntata sulla pressione arteriosa. Sì, esattamente. Poi parliamo del progetto. Ok, allora io direi, l'altra volta, caro Giuseppe, ci eravamo concentrati un po' sulla pressione alta, poi avevamo detto anche qualcosa sulla pressione bassa. Chiaramente sì, questo sulla pressione è un discorso molto ampio, no? Perché è molto molto ampio, sì. Poi sì. Per fare una sintesi e concludere il discorso che avevamo iniziato, possiamo fare il cenno sulle raccomandazioni di modelli di allenamento che sono nella evidenza scientifica delle scienze motorie e dell'attività fisica adattata più in voga in questo momento. Tra queste il modello FIT, che è quello di cui vorrei parlare sinteticamente, che è un acronimo di una serie di modalità con cui deve essere affrontata appunto la questione relativa agli allievi o alle allieve che frequentano le palestre, dopo chiaramente un'indicazione medica e un controllo che deve essere sempre costantemente fatto in coordinamento con la figura chiaramente sanitaria. Questo modello prevede una frequenza, un'attenzione sulla frequenza con cui deve essere fatto l'esercizio fisico e l'attività fisica, l'intensità, il tempo di durata appunto delle lezioni e il tipo appunto di esercitazione che viene in un certo senso somministrato nel corso appunto della lezione, né più né meno una sorta di posologia che tiene conto dell'attività fisica. Non a caso si parla di attività fisica come farmaco spesso nei progetti che ci sono a livello anche italiano, a livello regionale, che riguardano, come abbiamo già detto, spesso anche l'attività fisica dal punto di vista anche preventivo e riabilitativo. Questo modello prevede appunto, in caso, come abbiamo detto, di una certificazione sanitaria che vede la pressione arteriosa oramai stabilizzata dal punto di vista medico e quindi anche con una cura farmacologica che deve essere chiaramente indicata e deve essere a conoscenza appunto dell'operatore, dell'esperto in scienze motorie che lavora in questo campo in sintonia con il medico, prevede per quanto riguarda gli esercizi aerobici, ad esempio, il consiglio è quello di farlo con un minimo di 5 volte e anche più a settimana, cercando di massimizzare il dispendio calorico. Quindi l'intensità però di queste esercitazioni è meglio che non sia vigorosa, soprattutto all'inizio, ma che sia fatta a moderata intensità, che raggiunga insomma dei valori tecnici, per i tecnici per intenderci dovrebbe essere dei valori che vanno dal 40 al 59% di quello che è il consumo di ossigeno di riserva, insomma per evitare chiaramente delle controindicazioni. Poi tra le frequenze, ad esempio se vogliamo fare anche delle esercitazioni di forza in palestra, di massa, vengono indicate secondo questo modello una frequenza di 2-3 volte la settimana, così come degli esercizi di flessibilità, quindi degli esercizi che possono riguardare le ginnastiche classiche o altre metodologie. Poi, come abbiamo accennato già, c'è il discorso dell'intensità. Quindi a quale intensità poi deve essere fatto? Che io dico, non basta dire ad esempio cammina un'ora, oppure fai un esercizio degli esercizi in continuità per 40 minuti. Dobbiamo tener conto dell'altro parametro del modello FIT, che è l'intensità. Questa, come abbiamo già accennato, deve essere una intensità consigliata tra 40 e 59% del massimo consumo di ossigeno residuo,
e deve tener conto anche di una scala, che è una scala che spesso viene utilizzata da noi operatori, che è sulla quello che riguarda la percezione anche della fatica. Quindi all'allievo viene indicata, diciamo, vengono indicati dei valori per cui con questa indicazione anche di percezione della fatica l'esperto può modellare quella che è l'intensità. Ok, perfetto, caro Giuseppe. Beh, ci hai dato un sacco di informazioni molto utili. Sì. Io direi adesso ascoltiamo una canzone e poi tra pochissimo ci riallacciamo a questo discorso, poi introduciamo anche un progetto importante che riguarda proprio lo sport. Certo, con piacere. Nella puntata di quest'oggi con il nostro ospite in diretta Skype, Giuseppe Scelsi, l'esperto in scienze motorie. Oggi il nostro caro Giuseppe direttamente da Barbados sta facendo la sua diretta Skype, super abbronzatissimo. Oggi stiamo parlando insieme a te, Giuseppe, di dei benefici appunto dell'attività fisica sulla pressione arteriosa. Avevamo fatto anche un'altra puntata, ci siamo riallacciati e ci hai dato altre informazioni importanti nella prima parte di questa intervista, dei parametri, come giustamente hai detto tu, che poi sono utili insomma a tante persone che ci seguono. C'è anche un importante progetto di cui, certo, sì, secondo me bisogna parlare, perché è un progetto a parte a livello nazionale, no? Quindi si sviluppa su tutto il nostro territorio, sì, nazionale, sì, che è Sport di tutti i quartieri. Di cosa si tratta, Giuseppe? Certo, allora questo progetto, che poi è stato bandito dalla società dello Stato, che è Sport e Salute, che ha come obiettivo appunto la diffusione di corretti stili di vita, la promozione dello sport a tutti i livelli, viene diviso in due categorie principali: sport di tutti i quartieri e sport di tutti inclusione. Sono progetti molto ambiziosi e fortunatamente la nostra regione è riuscita, su 22 progetti che sono a livello nazionale per quanto riguarda quartieri, a averne due, uno a Potenza e uno a Matera. Poi per quanto riguarda sport di tutti inclusione, anche ce ne sono due anche nella nostra regione, ce n'è un altro anche a Potenza. Quindi ha come obiettivo, questi due progetti hanno degli obiettivi comuni, che sono quelli dell'accesso gratuito allo sport, per creare quindi un modello di intervento sportivo e sociale. Mm-hmm. Questo lo si fa per abbattere tutte le barriere economiche, di tipo anche emotivo, sociale, che hanno come base un principio: il diritto allo sport per tutti. Quindi se ci sono chiaramente possiamo dire delle barriere che ostacolano o hanno ostacolato negli anni la frequentazione da parte di bambini, adolescenti, ma anche di adulti e soprattutto anche di over 65, quindi della categoria senior che potrebbe partecipare a queste attività, ebbene sono stati creati questi presidi che possono certamente rispondere sia dal punto di vista, come ho detto prima, dello sport, dell'attività fisica, dell'esercizio fisico, ma per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti anche come dopo scuola. I presidi sono a Potenza, per quanto riguarda sport di tutti i quartieri, ci si può rivolgere o presso la polisportiva del Principe di Piemonte, sì, oppure presso, per quanto riguarda sport di tutti inclusione, presso Hermana Studio, la SD sempre di Potenza. Sono progetti come dire, che hanno un unico obiettivo, quello di far praticare lo sport a tutti, e in particolar modo viene data un'attenzione molto molto ampia alla disabilità. Quindi in questi centri i disabili frequentano, grazie anche a operatori sportivi di sostegno, le attività insieme anche agli altri. Quindi è un'opportunità che credo possa essere per la nostra città un orgoglio, perché siamo stati insomma 22 progetti in tutta Italia, quindi averne uno in città chiaramente è un orgoglio un po' per tutti. Certo. E soprattutto a questo progetto partecipa una rete ampissima fatta dalle istituzioni, che insomma, partendo dal
dal comune alla scuola, alle società sportive, alle onlus, eccetera, eccetera, a tantissime altre istituzioni che, come dire, spesso sono ai margini anche dell'attenzione per quanto riguarda appunto la pratica sportiva, ma in generale l'attività fisica. Quindi io volevo approfittare di questo spazio che gentilmente concesso da Radio Potenza Centrale per invitare eventualmente coloro i quali si trovano in una condizione tale che è stata prima citata, quindi che non praticano attività da molto tempo, che hanno il desiderio di portare i propri figli, ma si trovano in una condizione che in questo momento non gli permette, sia dal punto di vista economico e sociale, di farlo. Sì. Ebbene, grazie a questo progetto possiamo farli partecipare e permettergli di frequentare dei corsi. Ottimo, un plauso veramente a te per divulgare sempre anche attraverso i social queste iniziative lodevoli, veramente. Quindi grazie per aver parlato di questo progetto e per aver dato. Grazie a Radio Potenza Centrale per questa opportunità di divulgare queste iniziative che credo poi non siano. Non appartengono a nessuno, ma appartengono alla collettività. È vero, e poi sono tutti. Cose che devono essere chiaramente di noi tutti. Assolutamente. Non a caso si chiama sport di tutti i quartieri. Esatto, esatto. E allora, o inclusione, sport di tutti. Sì, è ancora più bello, infatti, sport inclusione. Sì, bellissimo. Grazie, caro Giuseppe. E noi siamo molto felici, insomma, di aver potuto parlare di questo progetto. E se ti fa piacere, insomma, tra un mesetto ci risentiamo per una prossima intervista. Sempre, è sempre un piacere partecipare alla tua trasmissione. Grazie. Grazie a te. Allora ringraziamo Giuseppe Scelzi, esperto in scienze motorie, e noi adesso facciamo un piccolo break, ritorniamo qua tra poco.